Nel Pescara 4 novità rispetto all'11 che ha vinto a Perugia, fuori Fornasier, Pucino, Memusciai e Pasquato, dentro Rossi che torna dalla squalifica, Zuparic appunto preferito a Fornasier, poi Brugman al posto di Memusciai e c'è la sorpresissima Lazzari appunto al posto di Pasquato nei tre giocatori dietro la punta Melchiori. Gli altri due ovviamente Politano e Bjarnason. Nel Vicenza mancano Cocco e Di Gennaro per squalifica, Manfredini e Spinazzola infortunati. Linea di difesa con Samperisi, Brighenti, Gentili e Delia, centrocampo Vita, Moretti e Cinelli, in attacco Laverone, Petagna e l'ex Ragusa. Inizio incoraggiante per il Pescara con questo sinistro di Lazzari, ma poi sarà il Vicenza a prendere possesso delle operazioni, possesso anche di palla e anche conclusioni pericolose. Questa di Delia con la leggera correzione da parte di Zampano, poi dal successivo corner la girata di Ragusa, la palla attraversa pericolosamente lo specchio della porta, cercherà anche una correzione Petagna senza riuscirci. Ancora il Vicenza, l'apertura per Ragusa, sbaglia Zampano la copertura ma Ragusa strozza troppo il diagonale e non riesce a centrare la porta difesa da Fiorillo. La risposta del Pescara con Vigorito che si scontra con Salamon e poi nel rimpallo la sfera finisce fuori in fallo di fondo. Ancora il Vicenza con questa sponda per Petagna, la sua girata sopra la traversa, ancora pericoloso dunque il Vicenza di Pasquale Marino. Luca Pairetto fischia l'inizio della ripresa e qui saranno i cambi a dare una svolta positiva alla partita del Pescara. Intanto ancora il Vicenza con questa azione un po' rocambolesca, poi un tiro debole cercato da Laverone, palla bloccata facilmente da Fiorillo. Ecco uno dei cambi, fuori Torreira che ha subito i crampi, dentro Sansovini. In precedenza c'era stato un altro cambio nel Pescara, intanto c'è questo sinistro di Politano con la palla che viene deviata sul palo da Vigorito. Nel Pescara è rientrato Memusciai al posto di Lazzari, qui rivediamo Politano, palo e poi sulla traversa di Sansovini, l'azione fermata per offside del centravanti. Ancora il Pescara sul corner di Politano, un colpo di testa sopra la traversa, risponde il Vicenza, il cross di Laverone, Cinelli sotto porta da buona posizione, non riesce a inquadrare lo specchio dopo la sponda di Petagna. Ancora il Pescara, punizione di Politano, esce a mano aperta Vigorito, poi la palla viene recuperata ancora dal Pescara, contro cross Sansovini, controlla sinistro, poi palla sul destro, gran botta, respinge a mano aperta Vigorito. Vediamo qui la bella esecuzione di Sansovini. Ancora il Pescara, nel frattempo è entrato anche Caprari al posto dell'acciaccato Melchiorri. Rossi, palla dentro proprio per Caprari, controllo e tiro immediato con il sinistro, palla di un soffio a lato. Ma il Pescara con una grande ripartenza colpisce all'86esimo l'assist di Caprari. Sansovini elude la trappola del fuorigioco, arriva a contatto con Vigorito che lo stende dentro l'area di rigore, rigore ed espulsione. Va Memusciai, botta sotto l'incrocio dei pali, Pescara in vantaggio all'87esimo e Vicenza in 10 con Bremek tra i pali in sostituzione di Petagna. Riesce Marino a mantenere un ultimo cambio nel finale e gli è utile, ma attenzione perché dopo due minuti dal rigore di Memusciai c'è la palla per il pareggio per il Vicenza, un tiro ravvicinatissimo, potentissimo di Ragusa che parte sul filo del fuorigioco e c'è la traversa che salva Fiorillo. È l'ultimo brivido, il Pescara proverà nei sei minuti di recupero ad arrotondare il punteggio, non ce la farà, ma è stata una partita molto difficile soprattutto nella prima ora.